benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano ci occupiamo in particolare del rinnovo, della conferma degli uffici di presidenza delle varie commissioni in Consiglio regionale a metà legislatura, dopo che nei giorni scorsi era arrivata anche la conferma per l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Rinnovate all'unanimità le cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura, il Presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha presieduto alla votazione e all'insediamento degli uffici di presidenza. La prima commissione, affari istituzionali, programmazione e bilancio, ha confermato Presidente Giacomo Bugliani, Vicepresidente Elisa Tozzi e Vicepresidente Segretaria Valentina Mercanti. La seconda commissione, sviluppo economico e rurale, ha rieletto Ilaria Bugetti, Presidente, Vittorio Fantozzi, Vicepresidente e Mario Puppa, Vicepresidente e Segretario. La terza commissione, sanità e politiche sociali, ha confermato Enrico Sostegni alla Presidenza, Andrea Ulmi, Vicepresidente, e Andrea Vannucci, vicepresidente e segretario. La quarta commissione, territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture, ha rieletto presidente Lucia De Robertis, vicepresidente Alessandro Capecchi e vicepresidente segretario Cristiano Benucci. La quinta commissione, istruzione, formazione, beni e attività culturali, ha confermato Cristina Giachi alla presidenza, Luciana Bartolini, vicepresidente segretario e Maurizio Sguanci, vicepresidente segretario. La commissione di controllo ha rieletto presidente Alessandro Capecchi, vicepresidente Andrea Pieroni e vicepresidente segretaria Silvia Noferi. Confermato infine anche l'ufficio di presidenza della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali con presidente Francesco Gazzetti, vicepresidente Giovanni Galli e vicepresidente segretaria Anna Paris. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio e documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Con questo rinnovo di mandato, che riguarda non soltanto la presidenza ma anche la vicepresidenza, la consigliera Elisa Tozzi e anche la consigliera segretaria Valentina Mercanti, sono sicuro che si potrà ripartire al meglio per portare a compimento tutte le importanti attività che ci attendono. Devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma vicepresidente, segno che in questa commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono, diciamo, le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra commissione è una commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio, un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della commissione. Il lavoro è stato proficuo e io credo che in questi 2 anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente, diciamo, approvazione del piano regionale di sviluppo, ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Penso anche a un'attività riformatrice, abbiamo parlato molto spesso della necessità di intervenire su riforma del regolamento, abbiamo affrontato modifiche statutarie, ma sicuramente non mancheremo di portare avanti altre iniziative di questo tipo. Un'attività legislativa che sicuramente in questi ultimi 2 anni e mezzo dovrà caratterizzarsi per una maggiore intensità anche in un'ottica di semplificazione.
Assolutamente soddisfatta per questa riconferma, sarà un lavoro importante per i prossimi 2 anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione. Non sono mai mancati gli spunti critici, ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa commissione, la presidente Bugetti, e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della commissione. E l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale, quel lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario, dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica, e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento, insomma, che tutta la Commissione, il Consiglio regionale tutto, abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'Ufficio di Presidenza tutto abbiamo fatto. Abbiamo lavorato bene in questi 2 anni e mezzo, per quanto mi riguarda faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di fare questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. Ringrazio il Presidente per la proposta, i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico, ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi 2 anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti, che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi, e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 2 anni e mezzo, abbiamo avviato gli Stati Generali della Cultura in Toscana, che si stanno avviando alla fine. Insomma, è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale, che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori, e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi 2 anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali, non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana, ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. Portare a termine gli Stati Generali della Cultura, un lavoro che abbiamo iniziato già da molti mesi, che continua a proseguire per diciamo fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale, una commissione si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti, e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale, con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al vicepresidente Pieroni, insieme alla segretaria Silvia Nofri e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera fra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, non mancando naturalmente di ascoltare anche
le denunce, le segnalazioni per quanto possibile da parte di cittadini, comitati, associazioni che ci possano far notare ciò che possiamo approfondire nell'interesse generale. Mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella Commissione Controllo, che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il Consiglio regionale per approfondire, ecco, quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea consiliare. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa commissione e la cosa più importante alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. In questi 2 anni e mezzo l'Ufficio di Presidenza e tutta la Commissione ha fatto sì che diventasse qualcosa di istituzionale e soprattutto di prendere un pochino più forza e all'interno proprio del Consiglio stesso, per cui siamo decisamente molto felici di questo percorso, di questo cammino. Abbiamo già fatto delle cose interessanti, non l'ultima quella che è l'incontro che andremo a fare fra qualche minuto, per cui il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere più vicini ai giovani e più vicini soprattutto alle scuole per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse delle istituzioni, far allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa. In Palazzo del Pegaso è stata ricevuta e anche omaggiata Nana Malashkia, la georgiana attivista che è divenuta simbolo di libertà nel corso delle manifestazioni in cui si ribadiva la necessità dell'ingresso della Georgia in Europa. È stata ricevuta in Consiglio regionale ed omaggiata proprio dal presidente dell'Assemblea toscana Antonio Mazzeo. Il Consiglio regionale ha accolto Nana Malashkia, la cittadina georgiana simbolo dei valori e dei sogni europei di libertà e democrazia. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo quando lo scorso 8 marzo in piazza Ablisi, durante le proteste contro la legge filorussa sulla trasparenza dell'influenza straniera, si è fatta scudo con la bandiera dell'Europa, resistendo agli idranti della polizia, rimanendo in piedi davanti alla folla, sostenuta anche dagli altri manifestanti, divenendo un'icona di libertà nel mondo. Per questo motivo l'Assemblea toscana, nell'ambito delle celebrazioni delle giornate dell'Europa, l'ha invitata in Palazzo del Pegaso per consegnarle un riconoscimento simbolico ed esprimere solidarietà al popolo georgiano che desidera entrare a far parte dell'Europa. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati
non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Questi dunque erano tutti i temi principali di questa puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, è su RTV 38 tra una settimana. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.